Benvenuti sul canale. Benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Paolo, che Paolo è in questa intervista con molteplici ruoli: fondatore dell'associazione, fondatore della 3D Production, vicepresidente, anzi no, segretario dell'associazione, soprattutto autore, regista, interprete, Co-sceneggiatore e co-regista. qualsiasi cosa. Stuntman, operatore, tutto. Paolo, scusa, alzo un po' la telecamera perché si vedono solo gli occhi adesso, non si vede più la testa. No. Ok, allora dovevo abbassarla. Sì, esatto. Ok. Cercherò di stare fermo, Sì, nonostante l'emozione. esatto. E, oggi siamo qui con Paolo per vedere sempre un altro filmato del filone I Classici, della Golden Age dell'associazione. E oggi siamo con lui per visionare insieme The X-Files, o come amo dire io, The X-Files, perché è un mio cortocircuito. Quindi viaggiamo nel 1999, 97. No, 90, girato nel dicembre 97, una piccola parte del 98 e poi rilasciato nel 98, Perfetto. l'autunno del 98. Quindi siamo tantissimi anni fa, quasi 20 anni, no, Si 20 anni precisi. vede, si vede. No, di più, 22, 23. Allora, 23, questo numero cabalico che ritorna sovente. Cabalistico. Aveva 22 anni e mezzo, dai. Allora. Mezzo pazzo e mezzo luce. Esatto. Quindi Paolo, come lo ripetiamo per tutti quelli che tu già lo sai, ma per tutti quelli che stanno guardando questo video per la prima volta, le regole di questo video sono così. Si chiamano revisioni in 3D perché revisioniamo insieme il cortometraggio e sentiti libero di fare commenti, note a margine, divagazioni sul film o anche su argomenti, qualsiasi cosa, scena, frase del film ti fa venire in mente una suggestione, a ruota libera dici quello che ti pare e insieme commentiamo fino alla fine del film. Poi alla fine poi Okay. facciamo delle tiriamo delle somme. Vado a condividere, vado a condividere. Ok, buona visione. Ovviamente informiamo che nei commenti, se ci riusciamo, mettiamo il video, poi il video definitivo, cioè il link al video completo, perché ovviamente in questa visione che faremo con Paolo sarà il riquadro un po' più ridotto. Se uno volesse ammirare il filmato a tutto schermo, poi ci sarà il link per vedere solo il filmato senza farsi tediare dai nostri commenti. Quindi Paolo, non sentirai l'audio, ma solo il video, ma immagino che tu lo conosca, se non a memoria, va Ah, quasi. Ecco certo. la sigla della 3D Ah, Production la vecchia sigla. che abbiamo usato nella Golden Age. Partiamo da questa fattoria Kellogg del Kentucky Kellogg. meridionale. Tu sei un fattore di cereali, Sì. Nel probabilmente. Kentucky meridionale si sta in casa anche col cappello, c'è molta umidità. Qui Vabbè, certe ci autocitiamo. operazioni che faremo spesso nei nostri cortometraggi a seguire. Ti dirò che lo vedo molto a scatti, quindi non me lo Purtroppo godo poco, purtroppo. in questi giorni la connessione è presa d'assalto. Qui Infatti, vestito con una sì. salopetta Del luogo, presa in esatto. loco, quindi anche molto larga, quindi per le mie misure. E con questo Però improbabile fa sombrero. tanto personaggi. La camicia era quella che indossava a quei tempi, quindi è un dato realistico, non è un di scena. Quindi ero esattamente così. Qua ti stiamo sballonzolando noi da sotto. Ecco il primo effetto speciale, questa luce. Ma te l'hai Questa solo in luce post. con una torcia a pile. Ecco qui. Salgo su. Questa Faccio inquadratura una che telefonata adesso. perché qui non si chiama, dal Kentucky non si chiama la polizia del luogo, si chiama direttamente l'FBI. Sì, giusto. Chi è che non lo farebbe? Questo è un mistero. Ci sta tutto praticamente. Poi hai un fucile giustamente sull'armadio perché Sì, dovesse venire qualcuno, esatto. blu cielo. Perché Prendiamo, ripeto, la situazione. Dopo essermi morto di paura, adesso invece è uno scatto praticamente di orgoglio immotivato. ecco qui abbiamo Il una mio panoramica. fantastico, sì, apparecchio ai denti, niente tonsille. Qui abbiamo quindi una vera e propria panoramica della tua arcata dentale.
potrai essere riconosciuto anche tra 100 anni tramite quella inquadratura. La sigla presa proprio quasi tutta dal telefilm. Assolutamente. Se l'avessimo, sì, se l'avessimo fatta adesso l'avrei suonata io, sappilo. È facilissimo, quindi si è imparato io, così almeno avremmo potuto fare noi. Ah, questo è un piccolo spoiler. Raccontiamo che oggi siamo molto più attenti, ma all'epoca, quando eravamo giovincelli, si rubava a mani basse da film, serie TV, sì, i pezzi originali interi, e si infilavano nei nostri cortometraggi in barba a un copyright. Sì, sì. Oggi verremo frustati nella pubblica piazza per questa operazione. Questa è la tua auto, che si candidava ad essere come l'auto di Sam Raimi, che lui praticamente ha messo in quasi tutti i suoi film. Questo trucco, fatto da me se non sbaglio, sì, non è proprio malvagio. Fa un po', senso, diciamo. Sembra quasi essi vivono. Non niente da dire. Signor Kellogg, i suoi vicini sono scomparsi. L'avevo visti perfettamente in parte, non dico per scherzare perché così è. Diciamo che il Kentucky meridionale lo vedo molto, molto montagnoso per i miei gusti rispetto alla classica del Kentucky, diciamo. Non credo che esistano le colline del Kentucky, però ne so anche meno di te. Qui porta sportello aperto per vedere l'interno della macchina. Sto leggendo clamorosamente il copione, credo di ricordarmelo ancora. Non sono mai stato bravo a memorizzare le battute lunghe. Tranquillo, che nemmeno io sono in questo arco di scienze. Lo sai che sono un'esperta di arti marziali? La prossima volta non penare in questo modo. Ah, girl power. Siamo sempre intorno alla casa qua, gira, sempre la stiamo. Sì, sì. Ricordiamo che la collina. Questa location è stata utilizzata anche per High Hunter, la intro. E per sì, nello stesso anno, oltretutto, qualche mese prima. Per un corto ironico che si chiamava Scoppiaz, dove facciamo il blitz a un uomo che non ha pagato. Appunto, girato proprio lì, e io ho gli stessi indumenti, se ben ricordi. Avrei visto che lì io scendo nei campi, praticamente scendevo sulla strada a momenti. Sì, là mi pare che c'era il salto nel nulla. Sì, nel nulla praticamente, si andava sulla strada. Ecco qui una prodezza, perché tanto mi facevo stuntman di me stesso, ragionandomi gravi dolori. E adesso come sfruttare un suggestivo oggetto casalingo, esatto, casalingo agricolo, ovvero la falce. Sì, perché io qua dico la frase, sento odore di morte, e tu voilà. Che poi il mantello l'avevo portato proprio apposta, perché ricordandomi di quella falce ho detto perché no. Facciamo questa piccola sempre quella capacità di, diciamo, di ottimizzare quel poco che avevamo e dargli un valore aggiunto. Qui devo fare una nota a margine. Ora vedremo una scena che dovremmo averla rieditata, se questa versione sul web è quella corretta. Infatti, non so per chi, esatto. Nella versione originale c'era una scena presa da Braveheart. Eccola qua, la scena rieditata dove Antonietta, Anna e Adriano fanno i morti impiccati in una cantina. Che poi ci ho pensato poi dopo, cioè noi avevamo Maurizio e Luca che facevano assistenti di scena, più Francesco che poteva anche comparire da sì, non capisco perché non li abbiamo utilizzati a suo tempo. Boh. Ma infatti resteranno misteri della sceneggiatura. Vabbè che erano più impegnati a essere di disturbo che altro. Taglio molto hitchcockiano. Bellissimo questo. Tu che non si sa come sei arrivato al primo piano di un palazzo e senti dal balcone. Ma io sono sei posseduto. Posseduto da un alieno, quindi posso fare tutto. Quindi sospensione dell'incredulità. L'incredulità ci sta tutta. In questa casa scopriamo che il telefono c'è solo in camera da letto, perché tutti vanno a telefonare là. Sì, sì. Tutti quanti fanno due tese di scale per andare a rispondere al telefono. Meno nel Kentucky meridionale così si porta. Se uno ha bisogno di qualcosa deve salire le scale. Un'altra scena di grande tensione, di sperimentamento totale.
Esatto, resterà un mistero sempre perché Maurizio e Luca non li abbiamo mai fatti fare neanche una comparsata. All'epoca eravamo più rigorosi sul cast, non eravamo più alla buona, what time. Ecco. Sì. Neanche per fargli fare i cadaveri, questa grande scena stunt, bellissima. Sì, sì. Bastava un attimo mettere meglio la telecamera, il piede sembrava che ti colpiva in faccia, invece abbiamo dovuto lasciare giusto quelle due mani di spazio vuoto tra il piede e la tua faccia. Qui è coreografata benissimo questa scena, comunque, togliendo tutti gli scherzi da mezzo, veramente. Ah, qua il trucco è stata benissimo. È stata la prima e unica volta che abbiamo fatto il trucco proprio con cerone, vernice. Sì, prostetico. Sì. Occhio a questa scena qua, ma occhio non tanto a quello che succede, ma alla mia faccia, perché a dispetto di quello che si dice che io sia un grande attore che ci metto l'impegno e tutto, io qua non potevo fare a meno di ridere. Si vede proprio. Qui in un parto all'Alien che fa schifo solo a pensarci. Questa è la figura più orrenda che abbiamo partorito dalla nostra fantasia. Non ci siamo mai più ripetuti, ma in questo non so se... superati, perché proprio qua, se mi permetti, c'è un tecnicismo della carrellata orizzontale. La carrellata, sì, in macchina. Io dietro l'obiettivo e Francesco o Luca al volante. No, Luca al volante, che o Maurizio che guidava l'auto. Non ci siamo mai più ripetuti una cosa del genere. Che ne sanno i due. Qui c'è un oggetto imbarazzante. Qua sì, sei proprio il comico involontario. Ecco, qui il freddo aveva avuto la meglio. La meglio, sì. Sui nervi, sulle terminazioni nervose del basso ventre di Francesco. Infatti è stato oggetto di sarcasmo per anni. Non ha torto. Pi. La mano che va proprio a insinuarsi lì. Esatto, e ora effetto specialone. Ah! Industrial Light and Magic, vieni scansati. Lasciando. Ma su io giustamente rimane. Il mio vecchio computer dell'anno. E questa la scena girata poi nel 98, mesi dopo, quando il progetto, così come doveva essere, naufragato. Però insomma, questo credo che sia il finale più ad effetto che ci si potesse immaginare. No, devo dire che non lo ricordavo il finale là. Sì, l'ho cancellato dalla mia memoria. Ricordiamo quindi che effettivamente la sceneggiatura originale aveva avuto un rimaneggiamento a causa di alcune vicissitudini che ci hanno imposto uno stop e poi un go per riprendere il lavoro. Forse il motivo per cui tante cose si sono inceppate, Luca eccetera, non abbiamo mai più pensato di rifarlo in nessuna cantina il dettaglio dei mercati. Vabbè, diciamo che siamo riusciti a portare dopo un sacco di stop, abbiamo portato questo cortometraggio in porto. Anche perché comunque volevamo proiettarlo alla solita festa degli scout, quindi a un certo punto abbiamo anche un po', diciamo così, corso per poterlo portare al pubblico. Sì, perché noi avevamo questo senso del dovere verso il nostro pubblico, che era anche, diciamo, ci faceva anche l'offerta, quindi in un certo senso anche pagante. Elargiva, sì, generosamente. Sento contento per leggere le avvertenze di questo cortometraggio. Ci siamo impegnati al massimo per fare in modo che nulla del film ricordasse persone e avvenimenti reali. Se qualcuno, nonostante ciò, si sentisse leso, venga da noi e lo lederemo davvero. Eravamo pacifici. Che poi secondo le occasioni cambiava questa avvertenza. Sì, sì. Era comunque minaccioso. Sì. È giusto per metterci in pace col copyright, dicevamo, dove prendevamo le musiche. Sì, esatto, un'avvertenza che non ha nessun valore legale, giusto? Sì, proprio di coscienza, proprio mio per dire, fateci il meno male possibile, se è proprio potere. Ok Paolo, siamo tornati a schermo pieno. Perfettamente. E allora, ti voglio dire una cosa, forse te ne ho parlato tanti anni fa. Ho scoperto che un cortometraggio successivo al nostro, francese, sempre rimasto in embrione di trailer, ma mai realizzato da dei ragazzi francesi, ma 5-6 anni, forse anche di più, 10 anni, ero già trasferito fuori Napoli,
hanno fatto un corto si chiamato X-Falls, anche loro, ma sempre a livello di trailer, o come dicono loro in Francia, bande annoncée. O teaser trailer, come diciamo, vanno molto di moda questi. Erano scene di gente che correvano di notte, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che ad oggi, sicuramente, oltre oceano ci sono molte più parodie, però credo che possiamo vantare assolutamente il primato di avere tante cose in Italia per primi. Primato che ci è stato riconosciuto da alcune riviste di settore, diciamo, anglosassoni, e noi siamo, per loro siamo i primi che hanno fatto parodie di Terminator, di Indiana Jones, e soprattutto di questo. Quindi, diciamo, da questo punto. E questo nel nostro piccolo ci inorgoglisce, insomma. Assolutamente. Ma detto questo, che ricordo ti dà? Che cosa senti di aggiungere a compendio di questo video per gli spettatori, così potranno vedere il video completo con queste informazioni che gli stiamo dando? Bisogna dire che comunque quando girammo questo cortometraggio eravamo proprio freschi da I Hunter, che l'avevamo finito e proiettato subito, quindi praticamente senza fermarci abbiamo subito girato questo, cioè I Hunter l'abbiamo fatto uscire a metà novembre, nei primi dicembre credo che sia il Ponte dell'Immacolata che abbiamo poi girato questo, quindi praticamente non abbiamo, ma almeno a suo tempo questo era un record, quello di girare subito nostro cortometraggio, quindi praticamente quando si dice battere il ferro finché è caldo, questo è quello che facemmo all'epoca, quindi eravamo molto molto entusiasti della cosa e ci lanciamo subito, insomma. Per il resto, vabbè, ci sono molti dietro le quinte di questo film che sono anche molto lunghi e esilaranti, quindi di ricordare sicuramente la seduta di trucco di Francesco, come che si rilassava, e Maurizio, appunto, come dicevo prima, che era un elemento di disturbo, lo prendeva in giro mentre lui si rilassava con la pistola, e sparava un colpo nelle orecchie, e Francesco che si lasciava andare al suo solito torpidoglio. Quindi praticamente è un film dentro il film, praticamente, quindi di cui purtroppo dovessimo fare brutta abitudine che abbiamo di avere pochi backstage, e in quell'occasione non abbiamo fatto, diciamo, da meno, e quindi neanche di quello abbiamo molto backstage, purtroppo. Vabbè, quello che c'era era ricordo che era un bel po'. Ricordo che c'era anche delle scene tagliate, per esempio, quando tu sei andata prima di entrare nella cantina, dicevi che avevo un presentimento, tu dicevi, è un regnetto che c'hai sulla spalla, se lo scacciava via, quindi... Per dire, eravamo in uno stato di grazia che avevamo anche scene da buttare praticamente, tanto del girato e delle idee che c'erano, ecco, le idee anche di altri personaggi come l'uomo che fuma, il direttore, molte cose che non sono state fatte. Però dico, forse poco male, perché così com'è, è molto immediato e quindi va bene anche così. Diciamo, volente o nolente, comunque rientra in una pezzatura, in un minutaggio che comunque ci consono, quindi comunque va bene così. E dà anche un senso di originalità, perché quindi se tu rifai troppe cose, poi magari finisci per essere anche meno originale, perché prendi troppo dalla fonte originale e ti non viene fuori la personalità. Sì, così. Infatti devo sottolineare che noi effettivamente non abbiamo mai realizzato parodie tal quali, come si vedono spesso sul web, con gli stessi personaggi, ovviamente fatti da attori, altre persone, eccetera. No, noi prendi, è come se, come spesso dico io, poi non so, correggimi se sbaglio, è come se noi prendessimo il prodotto originale, lo assimilassimo, lo digeriamo e poi lo restituiamo con quello che ci è rimasto, quindi scartando quello che secondo noi non è importante, tenendo solo una sintesi estremissima, diciamo. Ma anche rielaborata, una sintesi con delle robe nostre messe in mezzo, anche di altri film che non c'entrano niente. Quindi a volte ne facciamo dei e io ti dico che il mio ricordo associato a questo cortometraggio sarà sempre Maurizio uguale Maurizio più Agropoli uguale limone liquido a spruzzo. Per me ogni volta che andate là, per Highlander, per X-Falls, poi abbiamo fatto appunto Scoppiat, abbiamo sempre questo abbinamento, Maurizio più Agropoli uguale limone liquido alla pompetta. E anche il bacetto di limone. Sì, quindi io è un tarlo, io non riesco, è un cortocircuito, ogni volta che penso a quello penso limone. Cioè, limone. Questo cortometraggio senza pensare a questo limone liquido che ho scoperto via
ignoranza personale, ho scoperto solo durante le riprese di Highlander, ma prima di quella là non sapevo che esistesse il limone liquido. Sì, sì, noi qua a casa lo usiamo da sempre praticamente, però non credo che sia stata una cosa che ho portato io in casa, quindi non mi prendo il merito. Niente, quindi altre mi viene da dire che comunque abbiamo dopo ci vuoi ricordare che titolo c'è stato dopo? Dopo X-Force? Dopo c'è stato Chiattesten. Esatto. Girato nel 99, nell'estate del 99. Perfetto. Diciamo che con questo tuo racconto su The X-Files mancano solo, abbiamo già raccontato in un episodio che poi verrà trasmesso, Strambo, abbiamo già raccontato Strambo 2, manca l'appello appunto solo Nightpip, Tyrannic Park, per chiudere diciamo il periodo d'oro della 3D production. Poi c'è stato il periodo in trasferta e poi c'è stata la fase diciamo professional che stiamo vivendo con... Esatto. Però ecco, diciamo che potremmo mettere la fase d'oro inizia con Stefano Bond e termina con Strambo 2, in cui tutto quello che è avvenuto in mezzo... I primi 10 anni, giustamente. Tutto quello che c'è in mezzo lo stiamo raccontando con ogni interprete, con un interprete alla volta e con un cortometraggio alla volta. Quindi invitiamo tutti a davvero a rivederli perché c'è il VHS, l'immagine sfasata perché all'epoca i sistemi di registrazione erano quello che erano, non c'era YouTube, bisognava andare in giro casa per casa a portare le videocassette per farsi vedere perché o le facevi così esatto, o non ti vedeva nessuno oppure dovevi creare dei momenti pubblici in cui ti proiettavi, poi dovevi vendere le videocassette a posteriori per far sì che la gente potesse portare a casa qualcosa perché non potevi girarlo su WhatsApp, guardate sto video su WhatsApp, no. Quindi... fare i notiziari con publisher e fotocopiarli grazie a grazie a appoggi e fondi proprie. Esatto, assolutamente. Anche sì. Molto, molto economiche. Esatto, quello era un lavoro di redazione che c'era anche dopo. Quindi diciamo che il film investiva la maggior parte del tempo, ma c'era tutto un prima, un dopo, un durante, che comunque non va passato sotto traccia. Tutto questo perché per chi è nato, diciamo, perché ha cominciato ad essere senziente negli anni 80 era tutto molto più difficile, non c'era e ti faccio il PDF e ti faccio la catena di Sant'Antonio e faccio il gruppo WhatsApp, faccio il gruppo Facebook, apro il canale Instagram, tutta questa roba non c'era, quindi dovevi portare davvero come gli evangelisti, dovevi andare dovevi andare proprio nelle popolazioni e dire dalla seconda lettera di Ettore Paolo. Vabbè, ha pensato adesso come siamo abituati ora, chiaramente sembra difficile, all'epoca era il modo di vivere, non pensavo, sì. Insomma è tutto relativo come si suona. Sì, sì. Quindi diciamo che abbiamo visto nascere YouTube, abbiamo visto nascere Facebook, abbiamo visto nascere tutti quelli gli astri nascenti della, diciamo, della comunicazione sul web, però fatelo il montaggio con le videocassette, andate a casa di Paolo e mandate i filmati all'indietro col suo videoregistratore per poi ricopiarli su un altro filmato perché ci serviva la scena fatta al contrario, risalvata su un altro videoregistratore. Fatelo con il registro se siete capaci, se sapete come funziona. Se non avevamo la tua scorta infinita di filmati registrati, dove attingevamo scene e sequenze da mettere nei film per cercare di renderli un po' più belli da vedere? Perché e le musiche che vergognosamente copiavamo, mica Emul, YouTube, esatto. Esatto. Audiocassette comprate originali. Però voi utilizzate... Non quelle mixed by Harry. Non le prenderà. Quindi ragazzi... Con tutto il rispetto per Harry. No, va bene tutto, va bene i video di cellulari, va bene che fate i filmati, tutto, sono gli sketch, siamo tutti simpatici, però fatelo voi con le videocassette, fatelo voi. Niente green screen, forse gli albori del green screen, a noi era azzurro, e non l'abbiamo, sì. Almeno in questo film l'abbiamo usato a posteriori per aggiustare delle sequenze, ma non all'epoca. Era azzurro e magari anche pieno zeppo di pieghe, praticamente. Sì. Quando Paolo sta in casa e fa il contadino del Kentucky meridionale, fuori dalla finestra c'è la luce attraverso le imposte, la luce era uno vero che andava con la luce in giro per la casa, all'esterno, quindi ragazzi, lasciate stare. Per farmi saltare il cappello da testa, ho dovuto fare praticamente un movimento di collo proprio, okay. A rotta di collo per farlo andare via. Quindi va bene così, ragazzi. È tutto servito.
Allora, Paolo, non escludiamo di rivederci. Ricordiamo a tutti che questo ciclo di video che si chiama Revisioni è iniziato con Paolo l'anno scorso e sta continuando, quindi si è creato un bel filone spontaneo dovuto, ahimè, corne facendo a questo periodo del Covid-19 che ci ha messo tutti, diciamo, tutti messi nella vita in stand-by. E allora, come si dice, se è un momento di fare retrospezione, revisione della propria vita, revisioniamo anche i nostri lavori. Almeno troviamo una cosa buona, ecco Paolo, mi sento di dire sì, che forse l'unica cosa buona che possiamo trarre in queste giornate che si ripetono tutte stancamente uguali, purtroppo almeno tiriamo fuori sì, questi momenti. Di scoprire anche il bello che c'è stato e che magari ci potrà ancora essere. Quindi. Assolutamente. E quindi, avendo aperto con Paolo il ciclo, con Paolo adesso abbiamo fatto prima un filmato Arma Micidiale che appunto risale all'epoca in trasferta, poi ora stiamo visitando un momento della Golden Age. E poi sicuramente non mancheremo di avere un altro incontro con Paolo per un'altra fase, per un ennesimo capitolo della pre-production e raccontare come viviamo quella, come abbiamo vissuto e stiamo vivendo quell'altro capitolo. E magari, chissà, magari anche se sia possibile, non lo so, parlo da ignorante, magari un incontro anche più di due persone, magari. Chi lo so. Assolutamente sì, potremmo, assolutamente, tanto ormai siamo tutti parcheggiati. Non esistono sabato e domenica, quindi va bene così. Paolo, allora ti saluto, buon weekend. Ti salutiamo, ti saluto come si faceva nel TV vocale, con il TV vocale a chiappate. Oppure io sto cercando ancora di trovare quel comico che diceva: ma voi come morite a Kist? Voi come morite? Io non riesco a trovare, credo che fosse una cosa di Concetta Mobili, ti giuro, lo sto cercando. L'ho sempre saputo per bocca tua, quindi non l'ho mai visto io. Comunque. Forse Biagio Izzo, non lo so. No, era un vecchietto con i capelli ricci, magro, che faceva la parte della lampanata. Niente, un giorno lo troverò. Trash TV anni 80 campagna. Va bene Paolo, allora d'accordo, alla prossima e come dico sempre, stay tuned for more happy days. Ciao, ciao.